Stella, piglia le servietti, piglia. Margherita, sì, sì, mettiti a posto le posate. No, mamma. Salvetti bianchi solamente 8 cinni e uguale la tovaglia. Noi siamo 10, ma come facciamo, eh? Non le faccio niente, mettile, due diversi, ce le faccio. Sì, le curi diversi, mettili a noi, dai, vedi. Ehi, mi raccomando i posti, sai? Lo barone e la baronessa li mettiamo qua. De così la baronessa mettiamo la signora Rolanda. Poi lo papà e la Stella. De qua il capotavola ci mettiamo lo Ninì. E de qua la Margherita, lo Nicola, Anzia Carmina e io. Beh, ha visto Margherita? Un Nicola non l'ha giù messo de così la signora arte italiana, sai? Scherza, scherza, signoria. Certo che se penso alle fesserie che erano mise in capo, eh? Se invece con contati, prima, aspettati quella che hanno uscito, gente, tante imbroglie, le deve sicuramente evitate, guarda. State città. E se penso che 8 giorni in reto, volevo limino, un quadarotto di acqua bollente su, su, eh? Invece... E invece, proprio perché dei giovani come voi, siete diventate amiche. Sì, è proprio una brava padrona, eh? E quante premure te ne metti tutti, guarda, no? Pensate da lui, forza come cazzo, un regalo di notte. E c'è il regalo? Ma solamente un video di quanto pisa il bracciale, eh? E anche allora? Quello che non c'entro niente, ho avuto per forza come cazzo la bottega. E a lui cola la spina per la cravatta. Certo, certo. Ma mi pare però da tutte queste premure. Ma... E poi che ci può dire questa volta? Giulia, nel sbaglio! Ah, tutte queste premure, tutte queste attenzioni! E un proverbio dice, quando un diavolo te incarizza, l'anima ne vuole! Scioglio, io dico, quando vuole essere raggiunto a qualche scopo, no? Ehi, e lo cappellino che ho parecchia la bambina? Allora? Sina, ma mi metto proprio un cappellino! Che vuol dire? Già mi sarà arrivato con tanto gusto, ma... Ehi, va bene, ma a me non mi piace! Beh, per dire la verità, a me mi pare proprio una brava figlia, se pensi, casura, e su da palla, e senza un carusca ciupeggia, chiaro, dico, per me ha detto una buona figlia, la guarda, sicuro. E lega proprio per questo, eh? Sì, l'ha portato un ufficio con un commendatore. Oh, questa vabbè a Padova, già, è cazzo la terra, no? Un giorno va, mi entra un negozio di un commendatore, con cazzo l'olio, un commendatore la vite, e se ne innamorava. Un lampo di cromo proprio, sai? Un lampo di trono! Oh, quanto si stessa, Margherita! Figia, è della gitta, la furbacchiona! Auto cappelle storie! Figia, ci sa che ce li fece venire a tuo popolo festa del commendatore! E qui tu, vecchio come era, l'ha fatto ribambire e chi è riuscita a se fare scusare? Ah, se tornava a nascere! Ah, se tornava a nascere! Poi, quando nascono e torna, fanno qui tu che ora ne dispiace. Senti però, Giulia, te puoi proprio lamentare. Ringraziando Dio, no! Vi dite come è? Sulli mascoli, non si sape mai cosa fare. Per anni, li serve. Li cerchi con li cusenti a tutto. Li giacchi, finché tanto va tutto buono, li giacchi. Poi, venga che si dia. Vane, vane apri, vane Margherita, vane, io... Ora ti dico una cosa, sì, e voi, è duro papà, perché mi sta portato lui giù alla gita. Beh, e a te ti pare giusto? Ti pare bello? Casa non è la voce, e ne venire lì baroni, io a casa, non mangiare, io ho fatto qua che in acqua calda, e zampuri su qua parla. Non mi faccio, non è dire, Buongiorno, le bellezze. Ciao, la bella nuova Gustavo. Gustavo, sempre con la stessa capo, stai dire? E poi? Serve qualche cosa? Oggi su che servizio? Su qualcuno che abbia anche un palizzo, quando chiudi un cappino, un pasta di casa, e vedi se la signora ha bisogno di qualche cosa, poi oggi è stato. E si può se faccio questa giornata. E poi dico, per la verità, sta adesso ti fai una visita per fatti me la posso fare. Casi mai la signora aveva bisogno, come io. Ma palla, sta visita, vai. E poi se per caso la signora aveva bisogno, e poi non ci pensano mica lo fagiolo, come a fare con l'acqua attenta. La signora si chiama qua lui, e poi qua? 3-4 giorni, perché ti dai noia? Oh no, no, va su. Poi sarebbe un altro mese qua. Però con un ventilante con lo saccia, Ma io sono ordinario un franco, se sta qua ancora qualche settimana, non ne faccio. Soltanto qua pigliare un cammino, oltre un giorno, ti dai a casa, ti dai a casa. E allora non ci vuol dire?
dire, Antonio. Ah, Romeo, non si capisce più niente. La casa, i letti, la colazione, lo pranzo, la cena, robe da stirare, scarpe da lucidare. Poi me, come te posso dire? Siete in una situazione di veri e propri lavori forzati. Perciò, te capisco, Antonio. E come se te capisco? Moccigna, ragione, sai? Era meglio che ti finisci di capire, come stiamo parlando di nivoli baroni. Guardala. Ehi, Tony, guarda, puoi uscire, tanto non serve più niente. Beh, allora, vado una concerta. State a cuore, non ti arrabbiare, sai? Ehi, ciao, bellezza, sai? Mi raccomando, calma e forti piedi. Sì, compagno. Mamma, però, quanto è bello, pur diamo tanto piacere alla gente. Tony, tu non stai in giù, non eri uno di famiglia. Oh, yes, e conto le mie giocole di cristiani. Per fare via mia, di fronte a certe situazioni, dici un russo, anzi, non pisce più proprio. Mamma, calma, non ti complicare la vita. C'è tanto un rugliato per chiuso, poi diventi puri, Calma e cuore di pecora, come dice Antonio Rossi, dai. Io posso pure di dire il cuore della pecora, ma non è che mi piace tanto che porto la capo della grappa, sai? Ehi, a proposito, ma com'è che non seguite manco il mini ancora? Città sarà che è del giugno, aspetta, sì, ne, sarà che è del giugno, ciammi, come mai ti sta via? Sai, ho avuto un po' da fare. Sì, ne, no? Ci sape quante cose importanti, no? Ma se ti dico che hai tenuto da fare, hai tenuto da fare, no? Me, non ti aspettare, mo, tanto non sto arrivati, manco là. Sai, ci c'è da io, eh? Sì. Anzi, a Carmina pure mamma, se aspetti, mo, tagliamo, no? Mamma! Sì, venite! Ma lascia stare, se deve rimanere! Ma guardatevi, che caldo sta cadere! Cicca, ricca! Buongiorno! Buongiorno, signora! Beh, e solo sei venuto? E il barone con la baronessa? Papà sta per venire! Sì, gente! Brigati, alla cucina è pronta! Casualmente con questo tutto per l'altro nel chiuso scarticato la fame! Papà sta per venire, mentre mamma si scusa, ma non si sente tanto buona. Come? Non bene? E perché ne ha? La solita emicrania. Ave sempre sofferto di emicrania. Piccato, era un po' con la baronessa. E proprio oggi c'era a sentire la mamma di tua chiama? Emicrania. Scusami, ma sta emicrania, c'è cosa è, eh? Come lo posso dire? Non so. Mal di testa! La cuore di complicati pure nobili! E il numero di capo, si chiama male di capo e basta, no? Carmina, per favore, state un piccacino, oh. Sai? Nini, mi dispiace per la baronessa. Scusa, Nini, non è che hai una scusa, no? Ma no, signora, e poi c'è la tua una scusa? Scusa, se viene male di capo mi pare chiaro, no? Mi pare scuro invece. Sai, Nini, visto non ce l'ha proprio oggi non può mancare. Senti, ci abbiamo una mamma? No? Dai, Stella, non fare così, dai. Non cerca. Ma dici di vedere una scusa? Sì, state tranquilla. Già non sei ribasta come nella casa nostra. Ma non ti preoccupare, sa c'è io faccio fare le passe di dolore di capo. Ma mentre la cucina, la si mesura, con un punto solo con giù, eh? Ma non è vero? Addirittura, ma ti ho indicato a tuo marito tuo.
perché la camera da letto l'ha giocata da io quando toccava a voi. Ma siccome sapevo quanto costava e siccome dire la stella verde incapuniti, capivi per la camera, come si chiama già, Cillampise. Cimpendale! Sì, come pure ne si chiama? Cimpendale! È rimasto un viaggio di nozze. E sinceramente penso che per qui giunto dopo ci pensa la famiglia dello sposo. Ma scusa signora Luce, a me Stella, al viaggio di nozze, ha sempre detto che ci pensavate voi. Ah, come sempre, ah, come sempre. Ti dai la mano e se fottere pure un razzo. Fane chiaro, fane chiaro. Per la verità io non ho promesso niente. Perché se io dico una parola, qui già è. Io dissi, ti dico ce se pote fare, eh? Ma mo dopo tante spese, figlio mio, eh? Ma veramente... Stasera però la baronessa mi disse che tenia di parte una certa somma per le grandi occasioni. Beh, più grande di questa, eh? Ma non so se a questo punto... mamma... Beh, che significa? Che se non vuole mamma, per lo viaggio di nozze c'è anche a me il pignà! Giovanetto, Barbarici, Sanarica e Guglielmo. Ma signora, forse è meglio se racconto una parola. Ecco, bravo, allora, gente, tu fai. Bene, allora, dina alla mamma, tu venia. Veramente, visto che mamma non si sente bene, perché non vedi signori alcuni? No, peggio mio, perché se la mamma tiene un dolore di capo baronale, a me mi dà un lucudurzo per la fatica. E poi io tengo tanto da fare a casa mia. Tengo tanto da fare a casa mia, ma non posso lasciare la famiglia, come avendo tempo con la baronessa. Va bene, allora adesso vado e se per caso si sentisse meglio vedo di convincerla a venire. Casomai nel pomeriggio. Ah, pomeriggio non tengo tempo. Lo sai che a casa c'è dei ospiti del riguardo, no? Allora cerco quella convegna quanto prima possibile. Ah, non è. La baronessa se vuole venire a cucuta con me a venire a pranzo, come ne rimasti. E poi, può darsi che quando sente che ci si tratta, ti passa la migrania, e bene, posso stare tranquillo che ti passa la migrania. Allora, adesso faccio un salto a casa, vedrò che cosa si può fare. Vado e vengo. Sì. E quando torno, un po' di tacchi questi mesi tanto. Hai ragione, hai ragione. Fai la Madonna delle lacrime. Vai, basta, ti è stata tranquilla. Ma la baronessa, bene, bene, non è vero, Nini? Ma sì, certamente. Allora, adesso vado a vedere se vuol venire. Sì, sì, Stella, compagna, compagna lo Nini, compagna. Sì, sì, sì. La migrania. Se io mi passa la migrania, ho il proprio ufficio. Se la signora baronessa si sposta o no. Ah, ancora non ha capito che con mia giova tosto. Ah, io già tengo un titolo, ma io tengo i soldi. E l'antichi dice, ci tiene i soldi, batte le carte. Ecco, no? Forse sono tornati con gli stati fessi della gita. Sai, sì, ne hai potuto dimurare una picca. Prego, prego, Rolanda. Basta. Buongiorno, signora. Ciao, bravissima. Ti è sciuta bene? Magnifica, magnifica, che posto, il paradiso! Ma quale paradiso? Lo paradiso lo vide voi alla a Pago! Ma qui sotto noi, che poeta è? Signora Lucreda, il paradiso è qua, altro che a Padova! Caro signor Ferdinando, questa vacanza la ricorderò finché vivrò. Oggi lei mi ha fatto veramente vedere il paradiso! Ma che io sono stato in paradiso solamente che mi dice ho sittato di vostra tanta bellezza. Ma signor Ferdinando, come siamo galanti? Attento, come siamo scurrisci! Grazie, benissimo. Sì, e a dove siete stati? Con tanti magnifici posti.
Tomasi. Pensa che non mi è cresciuto mai con un tappo e la limite. Allora signora, le spiagge con l'arena non le avete viste in filo? E guarda signora, se agio di essere sincera, a me so farci caso se non mi piace il filo. La cucina concetta la vini se ci ha di più preparati per favore sì, è tutto pronto. Se la signora vuole che si dice alla di friscata invece signora concetta che il signor Ferdinando mi sembra castro mi ha fatto salire su una barca e ci siamo fatti una magnifica scorpacciata di oh, il viagra dei poveri una barca non si può andare filo. Mi fa veramente piacere. Spero soltanto che a mia sposa le sia bastata in una diretta. Magari ci farò conoscere anche lei. Certo, come no? Se sai, signora mia, non mi chiamo le tue cose. No, non c'è il non su, non si brucia. Non si brucia. Ma sangue, ma non si brucia. E l'unico la cristale? L'unico la è sciuto a Navanna. Va bene, non ti preoccupare. Forza, forza, se mangio la noce. Sì, tutti sì. I posti di combattimento, forza, tutti in cucina. Signora Rolanda, prego, vada a darsi le mani, caro. Povera zia. Margherita, vi dicete per favore, va? E se siete qualcuno che viene con ruffa, dirgli che non ne è una, possa venire a casa dei cristiani. E vi dico se si mangia la noce. L'unico ha detto che sei morto, se lo puttini e sti dolci e sto pacchettino. Bravo, e l'unico l'ha cresciuto, Tony. Si è appena arrivata da me su picchi l'usato, ma se trovano costruito. Ah, bravo. Allora, lascia tutto il lassù su. Anzi, no, no, porta tutti già la cucina. Però il pacchettino lascia la mia, non ti preoccupare, va, va. Come c'è incartatura che l'hanno fatta? E come ci gusta tanto? Ah. Canel N5 e Aude de Cologne. Ah, ci sono i cinghiate! Ringiovanisce, rinvigorisce e tonifica la pelle. Ma ah, certo che con tutto quello che gusta a fare tante cose. Mannaggia la miseria! Ti arriva qualche duro! Ehi, ma non lo fermo, quanta grazia del Dio lei c'ha! Fai un ristorante, va! Beh, c'è a casa mia, mi posso fare cerca poi! Ci vedi che io sono qua! Vanni, vanni! Qui sta ad essere l'unico, vanni, vanni! La cannella la dito qua! Oh, finalmente si è arrivato, ci dà creato tanto un ciulia, tanto. Era arrivare con più lo costume, no? Metti lo su sauletto, attento con un piglia pieghe pause, anzi, diciamo, diciamo, che lo finiamo già all'armadio. Cammina, cammina. Guarda, bici. Capo delle cagno, pure lo costume enorme, Bruno Ferdinando. Tony, e pare che aggiunti sei la luce dell'unicola? Sì, sì, ne c'è una itta, se prende lo costume. Lo costume? Come? Non Nicola si è fatto il costume nuovo pure? No, ne ho fatto uno Ferdinando. Ancora qua, stai in Toni? E te, Margherita, vane, vane in rincia, dammi l'acqua, vane. Ah. Va, usina. Beh, e ste bottiglie ce le ha portate, eh? E qui deve portare... Ah, oggi per l'occasione importante, c'è pure lo spumante. Per portare l'ho portata io. Ma la pagate, con uno Ferdinando la pagate. Bruno Ferdinando vuole che rimanga contenta la signora oggi, vuole fare una festa grande. Tutti i giorni mi manna con cattolo mazzo dei fiori. Non ho capito, sti fiori poi ce ne da fare. Con le limite in camera, così ne l'han profuma. Cazzo. Mi pare che lo Bruno se ne dava in capo qualche cosa sti giorni, eh? Se mi pare,
Qui c'è proprio un pacciuto in tutto. Ci sai perché sta messo un capo? E ce sai, Antonio mio, ce sai. Ha lucito sta mia mente. Ma non l'ho giuito, sai, cos'è stai ancorto? Che qui già è capace che ne lo pulizza, pulito, pulito. Però certo, se non comandi niente altro, io me ne posso uscire? Sì, ne. Beh, buon appetito e non terraggiare, sai? Che la vita è bella. Sì, ne, grazie, Antonio. Buon appetito. Stavo di feste delle baroni che sta tardi neppure. Ma se non viene oggi la signora baronessa a fare i conti con me. Ehi, mamma! Ehi. Allora manca molto, cosa mangia qua? Io mi aspettavo una giupicca, vediamo se vengono questi baroni. E se aspettiamo queste cotole niddi, qua mangiamolo mese di mai. Ci sa per la signora Rolanda, a parerda c'è fame cattinire da Cristiana. La signora Rolanda, signora Rolanda! Se viene fame se consente la pagnotta! No, pure sta una festa dopo ci penso mai! E c'è festa di Sirda che fa saluto! E ci sape come te stai lucida, in trappore, pulito, pulito! Ma ce sta dici, mamma? Ce dico! Saccio io, ce dico, figlio mio! Con certe femmine, non si sape, se tocca se stesce sempre con tanto di occhi aperti! Ehi, e poi non mi piace, va bene? Ma ce dici, mamma, ce dici? A me mi pare una brava cristiana, e poi pure la Stella e la Margherita hanno avuto la stessa impressione! Appunto! Una buona cristiana, cioè una buttata. No, ma che dici? Non volia dico questo. Volia dico che a me pare una brava cristiana. Sì, sì. E poi ti ha giudito che pure la Stella e la Margherita hanno dato la stessa impressione. Ah, per casi di cicati tutti quanti. Ma io no, io la vita la conosco e certe cose le vicio. Qui già, prima ha cercato con papocchia voi, li bagnoni. Poi quando si è accorta che voi siete caduti agli peti, ha cecchignato con se fatica sirda, lo vecchio. Quira, andurato che qua c'è qualche sordo. Ma ah. ce sta dici, che vira tene tanto deluso, tene. Caro mio, se sirda non tenia qualche sordo, qui già qua non era venuta, te lo dico io. C'è giornate che sta passo, Nicola mamma, mio. Per favore. C'è giornate. Per favore, dici che rovinamo la festa paru paruoci. E poi non cresce proprio che la signora Olanda è capace di certe cose, Senti Nicola, sai quanto bene ho io voi alla casa. Quanti sacrifici ha giù fatti? Solamente lo signore sape. E tutto qui giù l'ha giù fatto come faccio stare meglio di mie. E mo c'è c'entra questo? Fammi cuspiccio e poi ti dico. Solo Dio sape quanto ha giù fatto come faccio stare meglio di mie. Quando già sei in questa casa, erano manicomio. Tie, eri piccinneggio e Sirda li ha chiuso gli salesiani. Ma io non posi. Perciò dice a io, se la sfortuna ose che perdi la mamma, non era detto che non potevi trovare un'altra mamma. Forse io non sono stata all'altezza o te faccio di mamma. Ma credimi, t'ho cresciuto come sia che eri figlio mio. T'ho dato tutto quello che te potevo dare. Come meglio oggi potuto. Lo saccio, mamma, lo saccio. Anzi, meglio di così non potevi fare. Mamma, dimmi, che ce la faccio fare, dimmi. Falli capire qualche cosa. Cerca che gli facci qualche domanda. Cerca che vedi se capisci. Ce li passano c'è un cervello malato, cadene. Va bene, mamma, va bene. Però mi pare che su tutte fisime vi regate mise in capo, Fisime. Intanto ieri sera l'ha portata a Lecce. Le faccia vedere la festa di Sant'Uronzo. Oh, ce l'ha portata a mare, così di frisca Lugiagno. E forme! Termine! Tutti stanni che stiamo un paro, se no siamo su di docce fiate per la festa grande di Sant'Uronzo. Va bene, mamma, va bene. Calma, te li conto io, non ti preoccupare. Però... Però mi raccomando, sai, voi non siete litigati. No, calma, no. Senza facilità. No, ne mamma, non ti preoccupare, li conto io, non ti preoccupare. Mo va a entrare alla cucina, che se va a ria qualche tuno oggi qua e ti vede così, e qua spiccia la festa. Ma sangue che non spiccia la festa! Ma va bene, piamola per l'amore di Dio. Vediamo se si mangia meglio oggi. Ehi, sa che fane? Chiamalo papà e digli a già Torna. Alla signora che è pronto. Va a entrare alla cucina, va. Ci mancava pure questa oggi, mannaggia. Ciao, che ti è successo di nuovo a te, sai? Buongiorno. Nicola, senti, dì alla mamma
Carusa, siamo un attimo a casa mia, giusto con le mosse e le piante categno. No, ne ha giusciati. Capo, non prima mi ha detto che ne prepariamo che è pronto qua. E a mia sta mettendo fame. Non fa niente, andremo un'altra no, volta. No, ne siamo, siamo. Tanto poco arriva nei liberoni ancora, E poi quando arriva ne li vediamo, che io qua di fronte abito. Me ne siamo, siamo. Facciamo come credi meglio. Sì, ne siamo. Chi è venire? Cammina. Siamo. Basta ne sbrigamo che a questa ne tene fame, Non si sa mai. Si è pesce della malombra. Ferdinando? Ma te non siete niente? No, e invece di è... Ci fa sentire? Non senti sta puzza del profumo? Pare come se andasse appisciato come uscio. Tu sei segno un territorio solo? Puzza. Ma quali puzza? Io sento un già puzza. Ci con le scuppate furme una idra? E ce l'ha mandata qua in una burbata laia con tutta la porcaria che semina su su. La puzza d'ora? Papà? Ma gli senti candori? Ma c'è da cerca con un corto quattro scarzoni? Fatte dei cazzi tuoi, fatto. Oh. Non lo sai un proverbio come dice, se ho facili giorni contenti, qui duca vidi vedi e qui duca senti sera. E poi come se non posso uscire pulito. Allora non mi sbagliava io qua quando puzzavo da qualche cosa. Ma inutile, sai? Più vecchio dei baci e più verdi le sensi. San profumato, no? Ma sempre puzzato dei cappelli e poi dei profumi. Vale, vale, vale. Ecco, brava, va bene. Va bene, va bene. Nicola, vieni qua, per favore, Beh, figli, se mi facci un bello nudo alla cravatta, ma bello grosso, come qui da Cateritie, che a mia mi ci l'ha creato, mi viene sempre fino fino. Papà? Ma lo sai, hai visto così, mi pare proprio un giovanotto? Tieno, non te pizzare, fammelo un nudo e citto, per favore, dai. Bella miseria, ma non si può proprio contare qua oggi, Un antico che ha una certa età, certe cose. Come sarebbe a dire una certa età? Guarda l'agnone Casinita ancora è capace di spaccare le pene, grazie a Dio. Papà, ma per favore, va. Capo te, cagnolo, se mi eri visto oggi a mare con la signora Rolanda. Oh, è bastato con il licio picca picca lo ginocchio. Sangue dello nemico e c'è vitti. Forse Dio non mi crede, Ma è stata una cosa come quando finì a 20 anni. Solamente lo pensiero, tac, sulla testa. Con lo pensieri! Che pensieri, che pensieri, con i fatti, con i fatti. Ma allora, ma le piace davvero la signora Rolanda? Sono dello diavolo se le piace. Oh, giovanotto, ma tu non te ne pizzare, capito? Se ti piacciono questi sono fatti miei. E poi, Nicola, non picca del rispetto, non guasta. State attento, conosciate face fare la fine che l'ha fatta fare al marito, sai. Cardo Cristiano se l'ha consumato, no, riguardando la retroguaggia. E dalli, o te facili fatti tu, sì o no? No, senti, tieni la cravatta e scornate meglio. E senti. Pensa che te famiglia, te. Senti, basta, basta, non c'è niente da fare oggi. Ha deciso proprio che non faccio un pezzo di lui, ci sta creando. Ah, ma insomma, se mangiano! E invece non basta. Perché se da mise al capo cose strane, se te l'intenzione che faccio stessa a croce la mamma, te sbagli. E te sbagli di grosso, te sbagli. Ha giudito uno dei vizi, E non mi fare un pezzo di lui, ci sta creando. Attento, con ossia. Che è successo, Nicola? Mi ero raccomandata con un velo di cani, c'è no, successo? No, non è successo niente, non ti preoccupare. No, Nicola, così non voglio, non voglio.
Non è successo niente, mamma, non ti preoccupare. Casa qui l'ha perso la capo, eh? Faccio io con la frantorna. Nicola, ma ci sta succedendo in questa casa? Ci sta succedendo? Niente, sta succedendo, non ti preoccupare. Passa. Sta riagente, non fare attività così, non siamo qua, io ci spicciamo le teste. Torna, siete. Il barone, io me ne vado. C'è da parlare, sì, c'è pure Luigi, mi raccomando, ecco. Oh, mamma mia. Meglio, grazie. Per fortuna è stata una cosa passeggera. Ero incerta di venire. Il fatto è che portare i nostri malanni alle liete riunioni non conviene. Si corre il rischio di rovinare la festa agli altri. Ma, baronessa, e tu non ti devi imparuare. Ma guai, puoi portare quanti malanni hai? A quagliete come a casa di signoria, o sana, o malata, la signora baronessa è sempre ben accettata. Non dico poi, signor barone. E altro che la gentilezza della signora Concetta è unica, vero Caterina? Unica. Posso offrirle un aperitivo o qualcosa? No, cara, no, grazie. Sono contenta che le sia passato il mal di testa. Io non ero visti mai i baroni in diretta. Signori baroni, qui sta il tesoro di Utranto. Buongiorno. Scusa barone, mi dà una mano, puzza di cipurta, sì, alla lampada la calda. Ehi baronessa, ce ne dici, ah? C'è Nora che sta a te figli. Guarda, tutta salute. Vegga, cincira come una ciumenta. Vita, a qua, in c'è di ciccia di più buona. Mia lira qui da cavallo del moda, voi baronessa, che sono tucchiate denanzi e di reto. A qua, zitta, vai in piedi, senti in giro. Signora Concetta, mi scusi, è il signor Ferdinando? Si sta cangiando. Stella, chiama tuo papà. Sì, mamma Paola. Ehi, ma guardate, la commedia, bella e ubbidiente. E poi tiene pure una picca dei forbicetti che non guastano. E l'unini ha tenuto proprio naso. Carmina, per favore, vane già entra a preparare i piatti, che oltretutto i signori baroni hanno tenere pure fame, no? E non è vero, barone? Comunque, signora Concetta, senza furia, non vi date da fare più del necessario. Non preoccupare, barone, vai, cade la pasta e fa 10 minuti se mangia. Ecco, sì. Oh, i signori baroni. Buongiorno, Ferdinando. Baronessa. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Carissimo. Allora, a quanto pare siamo arrivati proprio allo matrimonio, così pare, barone. Sì. E sono contento per la Stella e l'Unini, sai? Caro barone, purtroppo il tempo passa e si diventa vecchi. Cosa ci vuoi fare, caro Ferdinando della natura? Tutto via che ci sape spizzare. Ci zuppa prima e ci zuppa dopo. Già, se ne ricordiamo le nocce, però, a tempi manco lui era le fessi. Ma signoria, te la ricordi la Teresa Vergine? Non era Vergine. No, cagno. Che dico che era Vergine, state tranquillo. Lasci fare, Ferdinando, sono un uomo di mondo. Non era vergine! Ah, ti dico che era vergine e ce la chiamo! Non era vergine, era Cazzuzzo! Teciurita! E teciurita! E teciurita! Ma di cognome era vergine! Cognome? Sicuramente di cognome, però! Ma te la ricordi, c'è femmina? Stanca così! Ti hanno... E dove? Cancella con faci latte e polpette per 10 famiglie! Non se ne vedono più! Di donne così. Vangelo, barone, Vangelo. Viste te muove mia carne tante sarde anemiche. Se aggiù di essere sincero, a mia la femmina, come dire, se non è ben fornita, non mi piace. Baronessa, tocca a me scusi, eh. Tocca a me scusi, ma la franchezza è della mia qualità migliore. Stella,
Va via l'aperitivo per cortesia per i baroni, forza. Bravo Nini, dagli una mano. Tanto ormai è della famiglia. Beh, ne l'aggiunto io. A non fare come sia che stanno a casa loro, lui lo c'è. Beh, ciniamo. Allora, pigliati posto che è quasi pronto, eh? Allora, che vogliamo fare? Dio mio, Andrea, dove siamo finiti? E come siamo caduti in basso? Imparentarci con questa gente. Stai zitta. Tanto con loro non ci vedremo quasi mai. E poi per fortuna la ragazza è abbastanza educata. Sì. E la mamma? Di una trivialità impossibile. Sai come diceva un antico proverbio dialettale? No. De nascimenta cambara, nutte cattare la figlia. Ca se non è proprio cambara, cede con cissimiglia. C'è pure un altro proverbio che dice ci de gattina nasce, se non pizzica, scalicia. E la zia poi? Ma di una cafonaggine insopportabile. Ma tutto questo così nauseante. Cosa ci vuoi fare, cara? In fin dei conti sono donne del popolo e macellaie per giunta. Purtroppo, che sacrifici che si devono fare per i figli. E una mangiata. Ma cara, vedrai, una volta sposati tutto andrà a posto suo. Arriva qualcuno. Oh, signori, sono già arrivati. Signora Rolanda, ti presento i baroni Fava Tosta. Baronessa la signora Rolanda, industriale di Padova. Ecco lo sposo, l'Unini, unico lampone, no, gli dico unico rampollo dei baroni Fava Tosta. Ah, ringraziamo Dio, forza a tavola, forza. Grazie. Oh, forza a tavola. Prego, prego Stella, prego. Grazie Stella. Allora lo barone lo mettiamo a capotavola, lo posto di riguardo alle persone di riguardo. Grazie. Al cielo, stanno le grazie. È un onore oggi, signor barone, per questa casa. Baronessa, qua dei costi allo barone. La signora Rolanda la sitta, ma poi così la buona conversazione non manca. Io mi parcheggio qua, vicino alla bellezza. De costi a me la Stella con l'Unini, li festeggiati, poi la Margherita con l'Unicola. Oh, Fred, aggiustate. La chiamano, non c'è la camera sua. No, vai tu, bravo. Forza. Siamo pronti? Ah, che bella tavolata, che festa grande a casa mia, sì, prosit, sì. Prosit. E la concetta qua dei costi allo barone, a me insomma intimo la Carmina. Finalmente siete arrivati, sempre l'ultimo qui poi, Forza, sittate. Signora Concetta, scusi, se i signori permettono, io cedo il mio posto alla signora Concetta. No, venga qua. No. Ah, tanto il signor Ferdinando, no, il suo solito posto. State, signoria. No, questo è il suo posto. No. E non continui a chiamarmi signora, mi chiami semplicemente Rolanda. Papà. Beh, è inutile, sai, che a me guardi, io non c'entro niente, tutto io già hai fatto. Signori, per onorare degnamente questa riunione ci vuole un brindisi. Allora io auguro a questi ragazzi una vita felice e non sapendo cos'altro dire passo la parola a Ferdinando. Beviamo e non si vive mai. Allora vai papà, dai Ferdinando, dai Ferdinando, dai Ferdinando. Questo è vino di Malvasia, faccio un brindisi alla compagnia. Bravo! Bravo. È vino dolce senza marone, io brindo al lubarone. Brindo agli amici e agli parenti, con la speranza che sono contento. Bravissimo! E brindo alla signora Rolanda. Oh, grazie. Vedova Corvino, che avete qua i cusse cattalupino. Bravo!
e vindo pure alla baronia casa mia, San Capo, la concetta mia. Bravo. E siccome stai tutti a casa mia, auguri a tutti e allegria. Oh, bravo, bravo. Vediamo. Ma la Carmina non vede? Quattro furmine è rimasta. Quattro palore, signoria, forza, dai, barone. Torna. Quattro palore, dai. Guardi, lascio gentilmente la parola alla signora Rolando. No, per carità, sciuperei la festa. No, Carmina! Carmina! C'è quanto scopare un furmine, vieni da mangiare. Bene. È cosa di tremendo. Mamma, vedi, sento. Ecco la pasta. Oh, Fino. Oh, Fino. Oh, Sette, forza. Gli faccio un brindisi pure io e lo dedico a Lunini. Che da ogni ultima, però ogni quarto, che si fa la tosta di nome e di fatto. Oh, bravo, bravo, bravo. 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 Bravo.